Farò a pezzi.
Thank you.
Lascia che ti dia un consiglio. Vuoi lavorare a qualcosa che non è consentito? Non dirlo a nessuno. Serve qualcosa che... Sebbene l'Accademia abbia un atteggiamento permissivo, ci sono comunque delle cose proibite. Va bene, non esageriamo. Vediamoci da me. L'Accademia non approva alcuni... Uccidere deliberatamente un tuo compagno di accademia è una pessima idea. Ti consiglio di non farlo. Anche furto e aggressione possono metterti nei guai. Per quanto riguarda la ricerca, beh, una spiegazione esaustiva chiarirà praticamente tutto. Se hai bisogno di materia per i tuoi esperimenti, è più facile farlo fuori dal territorio dell'accademia. Uccidere deliberatamente un tuo compagno di accademia è una pessima idea. Ti consiglio di non farlo. Anche furto e aggressione possono metterti nei guai. Sebbene l'Accademia abbia un atteggiamento permissivo, ci sono comunque delle cose proibite.
Non disturbare l'arcimago a meno che non sia assolutamente necessario. Fammi sapere se ci sono problemi. Far andar bene le cose. Nessuna aspettativa. In questa accademia la magia viene studiata e praticata liberamente. La speranza è che ogni tua eventuale scoperta venga prima condivisa con i membri dell'accademia. In questo modo ne beneficeranno tutti. Dipende da cosa cerchi. Faralda insegna incantesimi di distruzione e dà lezioni in quella scuola di magia. Finis è uno dei migliori evocatori di Skyrim e può insegnarti alcuni incantesimi di quella scuola. Non sottovalutare Tolfdir. È lo studioso più esperto in alterazione. Uno dei migliori a Tamriel, sempre desideroso di trasmettere la sua conoscenza. Se riesci a trovarlo ed attirare la sua attenzione, Drevis può insegnarti molte cose sulla magia d'illusione. E infine c'è Colette. Ha un carattere difficile, ma è molto esperta nella magia di recupero. Sebbene l'Accademia abbia un atteggiamento permissivo, ci sono comunque delle cose proibite. L'Accademia non approva alcuni esperimenti. Spero che tu abbia qualche moneta. Allora diamo un'occhiata.
Uccidere deliberatamente un tuo compagno di accademia è una pessima idea. Ti consiglio di non farlo. Anche furto e aggressione possono metterti nei guai. Ci sono pochi posti dove uno può esercitare la mia propria. Quell'incidente a Mortal è stato tutto un malinteso. Non mi importa ciò che... Hai fatto molta strada velocemente. Non ho parole. Ci sono ancora degli incantesimi da imparare. Incantesimi potenti che permettono di legare in maniera più vicina e permanente le creature alla tua volontà. Ma ci sono dei rischi, come sempre. Devi evocare e comandare un Dremora non vincolato.
Questi incantesimi sono difficili, anche per uno abile come me. Per inciderli, ho bisogno di un oggetto molto speciale. Una pietra sigillo presa da un cancello per l'Oblivion. Io non ne ho nemmeno una, e sono sicuro che neanche tu ce l'hai. Per questo abbiamo bisogno di un Daedra che ne recuperi una per noi. Tu evocherai un Dremora, e gli ordinerai di recuperarti una pietra sigillo. Io poi inciderò gli incantesimi per te. Magari fosse come dici tu. Evocare un Dremora non vincolato è diverso da tutti gli altri incantesimi di evocazione. Non obbedirà semplicemente ai tuoi ordini. Prima dovrai dimostrare di avere il controllo. Ecco l'incantesimo che ti serve. Vai in cima alla sala della conquista. Ho preparato un posto per te lì. Hai già imparato tutto quello che potevo insegnarti. Ah, sì, mi ricordo. Il gruppo prima del tuo è completamente sparito. Probabilmente non li abbiamo controllati come avremmo dovuto. Ce ne stiamo ancora occupando. Ma ormai è parecchio tempo che non abbiamo più contatti con loro. Arniel aveva avanzato l'ipotesi che potessero essersi persi nei regni esterni, ma non credo fossero capaci di tanto. Non saprei dirlo con certezza. Nessuno di loro stava lavorando a qualcosa di particolarmente pericoloso. Se non ricordo male, Isra stava cercando di migliorare l'incantesimo Manto delle Fiamme per renderlo più efficace nell'ambiente rigido di Skyrim. Ilastei si stava esercitando con gli incantesimi di illusione. Credo avesse problemi con gli incantesimi della calma, ma non ha mai collaborato con gli Skiver. Poi ci sono Borvir e Rundi. Sono gemelli, anche se raramente vanno d'accordo. Quei due erano ossessionati dall'idromele. Erano convinti di poter creare qualcosa in grado di competere con l'Omnibrew. Qualcosa che riguardava l'uso della magia del gelo per ghiacciare l'idromele per un certo periodo. Secondo me era tutta fatica sprecata, ma l'arcimago li lasciò fare. Ora, se vuoi scusarmi... Ci sono pochi... Quell'incidente a Mortal è stato tutto un malinteso. Non mi importa ciò che dicono le guardie. D'accordo, dunque. Non voglio vederti trattare i libri in maniera irrispettosa. Ci siamo capiti? Sono stati necessari centinaia di anni per me. Se ti serve un libro, devi prima parlare con me, altrimenti sappi che ti capiterà La fiducia non si può ottenere in dono.
Ho molte cose importanti a cui pensare. E le tue preoccupazioni non sono tra queste. Forse non spesso quanto dovrebbe. Credo che con il tempo imparerà a fidarsi di più. È davvero indispensabile che parliamo? Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Se stai lavorando a qualche esperimento, ricorda che problemi ho con lei. È lei ad avere dei problemi con me. Come dappertutto, anche qui conta chi conosci. E fortunatamente per te conosci me. Gli incantesimi su ordinazione? Il nord del luogo forse non ci amano particolarmente. Sei nel posto giusto. Sarò felice di insegnarti. Sono certo che sei in grado di capirlo da te. Se non ci riesci, forse Urag ha un libro che puoi leggere. No, non posso. Sono già abbastanza occupato. Vedilo come un modo di imparare qualcosa. Sono certo che sei in grado di capirlo da te. Se non ci riesci, forse Urag ha un libro che puoi leggere. Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Ho molte cose importanti a cui pensare. E le tue preoccupazioni non sono tra queste. Se stai lavorando a qualche esperimento, ricorda di pulire quando hai finito. Thank you.
tu non voglia procurarmi guai, che posso fare per te? Asura significa saggezza. Il mio lavoro è servire lo Jarl. Non perdere tempo a chiacchierare con i viaggiatori. Non conosco proprio nessuno all'Accademia. La gente non lo dice. Hanno paura di me, quindi mi lasciano in pace. A quanto pare, se la gente... Sto tentando di fare il meno possibile e tu mi stai intralciando. Un'altra rissa. Qualcuno intervenga. Qualcuno? Che gli dèi ti assistano nelle tue battaglie. Che... E se sei uno di loro, anche le tue mani sono sporche di sangue. Non è rimasto nulla di Winterhold. Nulla. Non c'è posto per la tua razza. Vai in giro con quella magia pericolosa? Non c'è da dire. Un giorno avremo la prova che sono stati loro a provocare il grande crollo. Gran parte della città che sprofonda il mare. Non sono cose che succedono normalmente. Avrò la tua testa. Mm-hmm. Che c'è da dire? È sparito quasi tutto ormai, grazie a quei dannati maghi dell'Accademia. Alla prossima volta. Di meglio?
No! Thank you.
credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vero. Va bene.
Sebbene l'Accademia abbia una... L'Accademia non approva alcuni esperimenti, se ne viene a conoscenza, naturalmente.
molte cose importanti a cui pensare. Le tue preoccupazioni. Ora che tra il dominio e l'impero c'è la pace, vogliamo solo aiutare Skyrim. Guidare la sua gente in questo periodo di transizione. Per aiutarli a costruire.
una scuola di magia, assolutamente. Beh, no, non proprio. Non direttamente, insomma. Però so che mi parlano alle spalle, per poi zittirsi non appena io entro in una stanza. Sono perfettamente consapevole di quello che sta succedendo qui e non intendo tollerarlo. Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Ho molte cose importanti. È davvero indispensabile che parliamo?
Se stai lavorando a qualche esperimento, ricorda di pulire quando hai finito. Non voglio vederti tra... Sono stati necessari centinaia di anni per mettere insieme questa raccolta e resterà intonsa, chiaro? Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Se stai lavorando a qualche esperimento, ricorda di pulire quando hai finito. Non disturbare l'arcimago a meno che non sia assolutamente necessario. Fammi sapere se ci sono problemi. Far andar bene le cose è il mio lavoro. Nessuna aspettativa. In questa accademia la magia viene studiata e praticata. La speranza è che ogni tua eventuale scoperta venga prima condivisa con i membri dell'accademia. Nessuna aspettativa. In questa accademia la magia viene studiata e praticata liberamente. Ho la responsabilità delle questioni quotidiane, il che significa che se crei problemi ti mandano da me. Dipende da cosa cerchi. Faralda insegna incantesimi di distruzione e dà lezioni in quella scuola di magia. Finis è uno dei migliori evocatori di Skyrim e può insegnarti alcuni incantesimi di quella scuola. Non sottovalutare Tolfdir. È lo studioso più esperto in alterazione. Uno dei migliori a Tamriel, sempre desideroso di trasmettere la sua conoscenza. Sai, si dice che il sapere sia di per sé una ricompensa. L'illusione è la meno apprezzata fra le scuole di magia. Ti spiegherò
I misteri dei regni esterni. Credevo di essermi spiegato. Usa i guanti per pulire i punti focali e torna da me quando avrai finito. Come vorrei liberarmi da quei noiosi impegni quotidiani che spesso...
Non disturbare l'arcimago a meno che non sia assolutamente necessario. Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Ho molte cose importanti a cui pensare. E le tue preoccupazioni non sono tra queste. Edda, purtroppo devo dire che ho appreso ben poco durante la mia permanenza qui. Forse non spesso quanto dovrebbe. Credo che con il tempo imparerà a fidarsi di più. Speravo che i vostri studiosi fossero allo stesso livello dei miei colleghi, ma mi sbagliavo. Sai, si dice che il sapere sia di per sé una ricompensa. Hai una pelle candida come la neve. Per caso temi la luce del sole? L'illusione. Come vorrei liberarmi da quei noiosi impegni quotidiani che spesso la vita impone? Oh, è una domanda davvero difficile. Non sottovalutare mai la capacità di influenzare gli altri. Quasi tutti gli alleati e i nemici sono sensibili agli incantesimi di illusione. Essi possono cambiare in un attimo le sorti di una battaglia. Ci sono poi incantesimi che permettono di evitare un combattimento. L'invisibilità è difficile da padroneggiare, ma può tornarti molto utile. Sì, lo so, avverto già la differenza. Ma ovviamente io sono molto più esperto di questo genere di cose rispetto agli altri. Grazie, apprezzo il tuo aiuto. I divini ti sorridono. Ti spiegherò i misteri dei regni esterni. Va bene, allora. Non voglio vederti trattare i libri in maniera irrispettosa, ci siamo capiti? La fiducia non si può ottenere in dono. Combatti con valore.
cosa è stato. Punto su quello grosso. Ehi! Che stanno litigando. Ci sono po- Quell'incidente a Mortal è stato tutto un malinteso. Non mi importa ciò che dicono le guardie. Hai già imparato tutto quello che potevo insegnarti. Non voglio vederti trattare i libri in maniera irrispettosa. Ci siamo capiti?
Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Ho molte cose importanti a cui pensare. È davvero indispensabile che parliamo? Se stai lavorando a qualche esperimento, ricorda di pulire quando hai finito. Non disturbare l'arcimago a meno che non sia... Fammi sapere se ci sono problemi. Far andar bene le cose è il mio lavoro. Nessuna aspettativa. In questa accademia la magia viene studiata e praticata liberamente. La speranza è che ogni tua eventuale scoperta venga prima condivisa con i membri dell'accademia. In questo... Dove beneficeranno tutti. Ho la responsabilità delle questioni quotidiane, il che significa che se... Dipende da cosa cerchi. Faralda insegna incantesimi di distruzione e dà lezioni in quella scuola di magia. Finis è uno dei migliori evocatori di Skyrim e può insegnarti alcuni incantesimi di quella scuola. Non sottovalutare Tolfdir. È lo studioso più esperto in alterazione. Uno dei migliori a Tamriel, sempre desideroso di trasmettere la sua conoscenza. Mirabel è un buon maestro, credo. Sono curiosa di vedere chi succederà a Mirabel. Non dubito che prima o poi lei otterrà la promozione ad Arcimago. Sai, si dice che il sapere sia di per sé una ricompensa.
Sai, si dice che il sapere sia di per sé una ricompensa. L'illusione è la meno apprezzata fra le scuole di magia. Ti spiegherò i misteri dei regni esterni. Domanda davvero difficile. Non sottovalutare mai la capacità di influenzare gli altri. Quasi tutti gli alleati e i nemici sono sensibili agli incantesimi di illusione. Essi possono cambiare in un attimo le sorti di una battaglia. Ci sono poi incantesimi che permettono di evitare un combattimento. L'invisibilità è difficile da padroneggiare, ma può tornarti molto utile. E così vuoi imparare a padroneggiare le arti arcane. Dai un'occhiata. Mm-hmm.